la radio a pezzi. Beppi, perché ce l'abbiamo con Mario e Beppi insieme. Mario e Beppi, la cosa, allora, bisogna tirare avanti l'orologio, perché sì, alle tre comunque devo andare a mungere e che devo uccidere il maiale. No, non è così. Questa risata, questo fare. No. Siete ventriloqui. Devi mettere l'orologio un'ora avanti, cioè lo sposti proprio fisicamente. A me non mi interessa, si parlano di donne dell'est, perché a ovest non ce ne sono più. Ma no, cosa c'entra? Allora, volevo dire anche questa, che tempo fa abbiamo assunto una badante a mio padre, che ha 84 anni. Magari era tempo fa, di solito diceva tempo così. Tempo fa, Ferri? Sì. Ecco, bene. Volevo salutare mio padre Franco, che ci sta guardando, se riesce ancora a guardare. A voi, scusate, che cognome avete voi? Queste cose non si possono dire, perché no? fa parte dell'azienda, poi vanno a vedere su cose, fino a... Ma andiamo avanti. Per la penaccia. Infatti mio padre, allora lei si chiama, la badante si chiama Yolanda Scrovota e viene dalla Transilvania, tanto che mio padre gli ha dato il nomignolo, la vipare. Lui pensa... No, una curiosità, ma dato che anch'io devo capire come funzionano le cose, adesso che non ci sono più i voucher, come la pagherete? Va a gettoni il nostro regista? Perché questa cosa qua è una cosa che ancora bisogna... Allora, sono ancora i contratti a Chiavatta e a Orel. Devo vedere anche con Mario dell'Arredomeno come fare le cose, perché sono molto... Togliamo la sbadante! Ce la facciamo, che mi viene da ridere. Comunque la chiama la vipera. Sono sempre che litigano. Lui pensa che sia una scarsa fatica, invece questa non lo è, perché ovviamente le badanti, quelle dell'est, sono veramente brave. Badano. Sbadanti, sì, infatti. Però comunque per mio padre questo non lo è. Infatti gli dice sempre: Scrovota, io per anni ho lavorato il legno con pesi, legni grossi e duri. Lei comunque va a gli risponde con parole: ne ho visti di legni più in tutta la mia vita, che fino all'altro giorno facevo più seghe io che te. Comunque va a in segheria. Non è vero, comunque anche la show lavora. Comunque sono d'accordo. Sempre polemico. Comunque sono d'accordo con lei, anche perché fa bene il suo lavoro. Ma va bene, come fa bene il suo lavoro? In che senso fa bene il suo lavoro? Andiamo avanti, lasciamo stare questa parte qui e i voucher. Puzza il biscotto. Però devo dire, comunque, vada, che è una cosa seria. Comunque, noi, anche noi nella nostra azienda abbiamo assunto una dell'est. Una donna dell'est. Perché assumere queste piccolette qua coi baffi? Beh, basta! Basta! Assumiamo queste bionde, queste rosse alte. Infatti l'ultima è assunto, era alta 2,90 m, tanto che ho usato il muletto per parlare a quattro occhi. Però sono veramente brava, sono molto veloci, non fanno le pause smerendine o bere il taglietto come che fanno comunque nella mia azienda, non fanno la pausa pranzo, così qua. Però sono molto molto lavorative, sono aumentati purtroppo gli infortuni dei nostri italiani, perché i nostri maschietti, perché ho dovuto assumere un anno per prendergli sulla roba che gli cadeva ogni volta che lei si piegava, quindi andavano via due dita, le orecchie, gli occhi, una cosa così. Quindi mi raccomando, assumete quelle dell'est, perché sono veramente brave. Ah, ok, grazie del consiglio. Avrò detto una cagata, ma può essere. Io non ho capito quello dei 2,90 m, ma lei che cos'è? È una Yeti della Skoda? Riccioli d'oro, può tornare nel suo cofanetto? Dino la regia, ci sentiamo dopo la pubblicità, sempre con la radio a pezzi su Studio Nord. La radio a pezzi.